Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 54esima puntata della serie americana. Oggi siamo qui con Primo centocchi. Matteo, ciao a tutti. Pietro, ciao a tutti. Nafta, ciao a tutti. E Daniele, che Ma tutti mi fottete il posto. Prima ci stavamo io, cioè prima ci stava Dan, io poi Simo. Ma in realtà Poi io c'è ho stato un lasciato. periodo che ci stava. Dan, Simo, Matteo, Pietro. Caitto Lupari, porci, e in fondo io. Io quando Le sento tanto porche con spazio porche mi butto. Dai, Anche io ho perché. l'ordine che ci avevamo su UTS qua. Non so Dai, che ordine sia. come Usiamo l'ordine del TeamSpeak. Vabbè, vai. Io non so che Ma ordine. comunque io avevo Facciamo. salutato, Non so se hai sentito un gorgo. Io guardo da capo. No, dai. Di nuovo, Io no, anche sì, non non si è sarebbe la terza sentito. volta. Sì, mo è vero, non si è sentito che facciamo tu. Ma guarda se Matteo Primo gli perde del tempo. Guarda. Che ci sta Matteo. attacca, che aveva nella no. Matteo. Ma che fa che gli sto facendo un complimento? Ah, ok. La sorda, eh. Vai Matteo, io ti metto qui il carro vicino al 31, tu me le carichi su tutto. Capito? Ma Dan, una Peccato domanda. che io sono qua al 26. Vieni Dan, su il una 31, eh. domanda, ma stiamo registrando. Sì, Certo questo che stiamo registrando anche. Ah. Pippito! Non l'hai sentito, Harry? No. Come l'hai salutato? No, ho salutato ma non l'ho sentito. Certo che ti hanno sentito quelle Ma porco. Ma Pietro, ma tu quando sei stangato? Stango una cosa. Scusa, quando è che sono normale Ma guarda, tra te e Matteo Premoli, sì, Premoli. io? Anche me, eh. Ma tra te, Matteo e Pietro? Sa che è Sono più più stagnato dei fitto. Secondo me dovrebbe. Facciamo Bisognerebbe cambiare una il nome da triplicetta. fidato a. Happy. Ma Pepito. Oh, gli scemi del gruppo. Peppe. Pippetta. Pepito time. Sì, ma perché c'è stato un ballo in mezzo Io ai vorrei capo? capire Perché come c'è la fa a spada? tirare sul cassone in questo modo. Cioè, proprio vorrei saperlo. Però Boh. vabbè. Ma perché è caduto? Hai visto? Dai, Ehi, Matteo. va meglio, va andare peggio. Cioè, ho alzato la punta ed è caduta la palla. Buttamela su, dai. Adesso da raccogliere le balle ci vuole. Ah, scusami, una vita. Avanti. Dan, Fino a sfracciare mi a fermo. parte il campo numero 8, quale campo bisogna liquamare? Fermo. Ma che ne so, io devo dirlo a Simu. Ma quanti No, campi quale avete campo liquamato? bisogna Erano già tutti liquamare? liquamati. L'8 e Aspetta, basta. perché abbiamo trebbiati tutti? L'U19 è trebbiato. Ci sta da finiroto, ma come Allora, c'è da liquamare il no. 19. Il 19 di sicuro. E il 16 Intendo. pure. Ci ha portato via la palla la macchina. Arrivo. E il 9 Matteo. c'è da ararlo, cioè bisogna trebbiarlo, per cui Matteo. No, fermo. Scusa, Ma porca aiuto, puttana. non vedo niente, aiuto, non vedo niente. Aiuto! È scappato via il lupo. Dov'è tu? Allora, 9 di Dov'è? quamare, 8 e 16 mi sembra, giusto? Sì. Ok. 8, 19, 16. Cioè le macchine Aia, iniziano di è portarmi capo. E via le palle. c'è sta da trebbia Tipo devi caricarlo sul cassone di 9. Dan. Ci 9. mo ne Ok. cargo due, no? Dove gli Ah, tu, Simo, ok. perché? È andato su per la collina. Ah, è dietro Sono di là. dietro a No. frate, Dan. È dietro a frate! A frate! A Apo. mai tu. Aia. Oggi scusa. Simo, una domanda, cosa significa a frate? La frate vuol dire se tu Deve. li cespugli, no? Che sta Ah, fanculo. vicino No. la strada, no? Li canniti, sta roba, ecco. Io. Queste sono le frate, capito? Stai facendo sul serio? Cosa? Hai visto Matteo? Con cosa? Fatto? Oh, ma una Purché con la domanda. zavorra dietro. Sono io? Ma Io. bannatelo, Ma guarda dai. che ci vuole, per fare le balle. Guarda che si alza dietro.
Oh, ma sono però, io? Non si altro, però io lo voglio portare la Zavorra perché ho come l'ha rubato. Todo è già capitato. Sì, proprio noi rubiamo Zavorra, guarda, di me. Ma ragazzi, sta una Zavorra ribaltata in farm che non si sa chi è. Zavorra. Esatto. Io no, perché non è del dettatore. Aia. Stavo stracco io oggi. Io che ho fatto tutto il giorno sul TL. Aspetta, ma tu mi dovevi inviare la foto della neve. Un secondo che arrivo, Da me nevica, ragazzi. Kaito lo fa, nevica. A legne. Io sto prendendo Kaito lo fa, un gatto fa legne e se fai porta bene. Se mai dobbiamo fare Pietro, visto che fai il pagliettiere. Cosa? Ci siamo rammeggiando. Puttana. Appiccia tutto, appiccia. Appiccia anche la cella. Facciamo i lavori stradali qua, meglio appicciare la peggiami. Ma te appicciare su muniera. C'è la stumuliera, che cazzo è la stumuliera poi? La cimiliera, la cimiliera. Matteo, che culo che hai avuto? Hai perso la balla, l'hai rinforcata al volo, neanche i giocolieri sanno fare una cosa del genere. Visto Dem. Visto, e tu come mi sottovaluti? Ma te sei un po'. Ma ho sonno. No, però cosa no, no. Ma sono nuovo, fai adesso. Oh, giù che perdi la palla! Ma che palla che hai perso? Tanto quella che c'hai tu in mezzo alle gambe. Ah no, giusto, tu l'hai già persa. No, quella è. Ma non l'ha mai avuto. Me l'ha persa dalla nascita. Dai io, Matteo, lavora! Fatica! Che io già devo girare e seguire a te, sì. Tipo di lì c'è. Per quel di la macchina. Ah, ecco. Ti ha fatto un pelo, Simo, che. Questa mi sta pigliando. Ho ammazzato l'ogni. Sì, ti ha fatto fallo. Ha portato via il pallone. A te lavora attimamente senza parlare. Mamma mia, sta luce puntata in faccia mi dà un fastidio agli occhi. Che se divento cieco, è colpa di questa luce. Colpa della guattina. Dai, Matteo, in tangenziale. Andiamo a comandare. No. Ce l'ho anche su casella. E col trattore in tangenziale andiamo a comandare. Aspetti, là che manca il 3.13. Andiamo a scorreggiare. Andiamo a scorreggiare. Oggi ho fatto tutto il giorno col cazzo di TL di merda. Matteo. Mamma smetti, non mi dà nemmeno. Stai zitto, Matteo. Che forse mi hanno fatto il pedale. Eh? A poi. Annafata. Matteo, premoli, accendi quei lampeggianti che stiamo facendo lavori qui. Ah, stiamo lavorando. Che neanche hanno il pedale. Ma qua dove sì, proprio, uno e 70 non ci arriva i pedali. Che cazzo, non ci arrivo io i pedali, che sono un vecchio 70. Ma guarda. Ciao Daniele, buonanotte. Notte. Buonanotte. Notte, Daniele. Ma l'anda le valle, ecco, ma che... Perché dovete sapere che... Senti, devo dare una mano a sganciarti. Ma che... Ma no. Dovete sapere, ragazzi, che Daniele non sta tanto bene. Cioè, c'ha il vomito, no? Per qua. Febbre. Vomito e febbre. C'è un po' di tutto, quindi buonanotte. Notte. Okay. Buonanotte. Ti ringrazio. Buone Daniele. Ma... è già andato via. Ti saluto, Daniele. Guarisci presto, mi raccomando, poi nevica, vieni a togliere la neve. Mi raccomando. Nevica, vengo per la short. Un consiglio. Pensa alla patata e guarisci. Dai, ma quella lì ci penso troppe volte, ma non guarisco mai. E quella lì è una droga. No, non si spegne più, Oh. Io vado a scaricarci, sentiamo più tardi. Ciao, buonanotte. Va bene. Chiama, fate sentire. Quali foto? Chiama One Relay di Jacquino. Che dalla fa? Che dalla fa? Intanto. Dove mettiamo i balloni qua? Intanto. Un attimo, scegliamo un gaffinetto. Aspettiamo che Dender riesca. Sì, tre lo scargate. No, non dirmi che hai perso tre balle per strada. Ne? Te lo dico invece. Porca miseria. Sì, ma andiamo dietro, va. Ho già perso tre balle. Che collega. Partiamo, Simo. Andiamo a comandare. Matteo. No, io non sto scherzando, c'ho l'adesivo gigante sullo sportellone del casello con scritto. Contrattore in tangenziale, andiamo a comandare. Cosa dici se il prossimo acquisto è un'imballatrice quadrata? Sì.
Sì, Matteo, Matteo, se bravo. Fossi in te mi ma perché stai spendendo i soldi così in ballatini? Non lo so, Simo, perché le balle tonde sono un casino. Vabbè, ci si abituiamo, no? Va bene. In effetti c'ha ragione anche lui. Perché? Spendi i soldi a casa. Guarda dove ha scaricato tre balle. In tangenziale. Infatti, giustamente io col casello in tangenziale vado a comandare. Ma che cosa è? Un attimo, col casello. Casella? Con la casella, sai cos'è il casella? No. Quattro fila qua. Aspetta. Cos'è? Spiegalo, dai, vediamo se lo sai. Io vado. Cos'è? Poi... Camalandro, porca madandro. Se ho il casella è un carro. Ok. E la casella? Ma la cartella? La cartella, ma lo pa. Casella, la cartella. Capito lo pa. Ma che pa? Capito lo pa. Contrattore in tagli. Dove vai, Matteo, che sono qui? Vabbè. A girarmi. Anzi, vai là col carro vuoto, va. Col trattore in tangenziale. Matteo, spostati la testa e butto giù quel cesso. Sì, vuole che ci arrivi qua attraverso la... Ragazzi, se c'è qualcuno di voi nei dintorni di Castel Gabbiano, c'è un party. Party. Sì, un party. Un party di che? Quei party lì dove c'è la gente che si diverte, insomma. Perché dovrei organizzare un party io? Sì. Sì. Allora, ma questa è niente che fate, aspetta, capito? Aspetta, aspetta. Vediamo chi è vicino a Vicenza. Parla Matteo, ragazzi. Sei di Vicenza. Chi è di Vicenza, siamo... scriva nei commenti. Voglio vedere quanti sono. Ida che vicino, scriva Matteo, Manica, io ci sono e il numero di posti perché Matteo, perché Matteo offre a tutti la cena. No, io offro del sud la cena. No, a me me la devi offrire, devi. Con tutti i danni che mi hai già fatto, devi offrire. A tutti i pezzi di gli offro la cena, agli altri no. E a Daniele? E a Daniele, va bene, pure. E a Pietro, e a Premoli, e a Mattia, a Samuele, a Mattia, a Simon, proprio! A Simon c'ho la cena giusta, è già anche caldo. Il veleno. Ma Nicolò? Ma che veleno, un pugno in faccia! Ma a questa gara, o a Trepatore, pure. A Pocce. A Pocce. A Lulelo. Tipo. Gli attacco la perte cara dietro la schiena. Dov'è? Che figlio è mara? Oh, mamma mia, ragazzi. Stasera proprio sono stanco morto. Proprio morto, morto, morto. C'era un mio compagno di classe che mi fa: oh, prendi la Nacro. Gli attacchi dietro la catena d'acciaio inox e gli metti dietro il prof. Non c'ho voglia proprio di far niente stasera. Infatti sono qui fermo col trattore e manco fatico stasera. Amen. Mi diverto io con te. Guarda la Madonna. Porca malosca, tu guarda che roba. Che c'hai, Sim? No, un piatto no. Piatto lo vuoi. Ma forse è meglio caricarli in piatti. No. Senti. Dai, io mi metto meglio caricarli in piatti che hanno più stabilità. Qua. Caricali come vuoi. Io favorisco Sim. Ciao Matteo. Ciao. Dai bro, vieni ecco. Vieni ecco. No però. Ma io non so più usare il joystick. Sì, ma hai visto come è caduta dentro? Vabbè, sì. Come coio coio, dove va? Vediamo cosa possiamo comprare. Allora, raccogli barbabietole. No. Sì, raccogli barbabietole, lol. Raccogli patate, dai. Vero, le patate, inizia con le patate. Quanta bella roba. Perché questo qui è modo? Raccoglio porci. Dove? Vorrei sapere perché questo è una mod. Cosa? Negli Universal Tank. Share. Vai in culo. È una categoria, non una mod. No, categoria questo qui è un mod. E non recapezzo cosa. Perché? Cioè non capisco il perché. Chi è che mi fa ballare perché il carro qui? Matteo Premoli, chi vuoi che sia? Perché è una mod. Lu Premoli. Vorrebbero le cinghie qui.
Mamma mia, quante volte fatto? Tosi, io vado a letto. Timo, buonanotte, Toso. Timo, vuoi caricare te che c'è il trattore più che va a letto? Addio. Ma che io le palle del campo 9. Beh, non mai. C'è ragione, sì, ieri si ci capiva talmente ciao. Bene. Ciao. Ciao. Qui ci sarebbero anche da portare via i pallet. Beh, ancora due. Ma che cazzo è che mi fa vibrare il culo, porca miseria? Cosa? Cosa hai detto? Ripetilo. No, aspetta, dimmi che lo sto registrando. Sì, c'è il puntino rosso, sto registrando. Ma cosa dici, Matteo? Una calma, Matteo, vergogna. Madonna, madonna, le valli che si fanno. Ma questo è rosso Massey, non è rosso Case. Vediamo se riesco a trovare il colore Case. Perché io misi questo, forse il colore Case è questo, è il primo. Matteo. E poi c'è Matteo che mi fa vedere come è fatto il motore del Case. A me piace più la cella, però. No, come è strutturato le piace. A te emoziona guidare Lamborghini, Matteo? Ah, cosa? Ho avuto problemi col filtro del gasolio, sì. Però ti piace Lamborghini? A me no, guidarlo no, però. Il 313 ti piace? Sì. Ah, vado allora sei frocio, a me piace la cella. Vabbè. Scusa, se ti piace il 313 io preferisco, scusa. No. Porca puttana, vale la merda. Preferisco anch'io. Pepito. Quanti soldi come hai preso? Fanculo, va, fanculo. Aspetta. Dove vai? A te, quanti soldi hai in banca, dai? Aspetta, devo chiamare la banca, non posso aprire un dire. Sì. Ho talmente tanti che devo chiamare la banca. Fai presto, Matteo. Sì, e questa che va via, Timo. Risponde a quel store. Fanculo, va. Allora, vediamo, questa. La ma che manda state a fare voi? Lo faccio manovra. Io guardo Simo. Che bestemmi, capito? Bestemmi marchigiano. Ma te, se vuoi bestemmiare, vieni, ecco. Perché che cazzo è combinato, Simo? Bestemmi con furore. Perché che cazzo è combinato? Guarda come si. Io ce ne metterei tre, Simo. Non è possibile. Ah, ma secondo me tu sei una persona molto sì, molto. Io ci posso provare, ma non è facile. No, ma è impossibile, sì. Sì, perché se io te la carico e tu tieni su quelle due lì sulla forca, ce la facciamo portare. Sì, vabbè, ma allora ne puoi caricare anche 160 in quel modo. No. Sì, 14 però sì. Insomma. No. Riesci 3 perché non c'hai più la conca per piazzare l'altra. Ma volendo ne metti una. Io forse si possono prendere. Guarda Simo com'è lunga. No. Simo, ce l'hai lungo. E Pietro che lavora lì campi. Hashtag puntata. Ma divertente. Cambiamo il pulso. Io sono che molto bella, vai. Insomma, Matteo. Cambiamo il pulso, che è meglio. Vabbè. Sì. Dai, carica a te. Dentro con la balla lì te la vedo male. Ma guarda un po', Matteo, tu ci metti un quarto d'ora per caricare una balla, Simo ci mette 10 secondi per caricarne due. Matteo, io c'ho anche un caricatore frontale, però. Appunto. E non c'ho un telescopico che posso allungare a mio piacimento. A tuo procedimento? A mio piacimento, che procedimento? Lo compri due cose domani tu, porca puttana. Matteo, ma quante palle ci sta qua sopra? Matteo, qui ce n'è due. Sì, le ho viste. Non dirmi che le hai fatte cadere perché sì. Ma che fate cadere? Ti pare che io faccio cadere dai palle, ma io non so. Prima ne hai perse tre per strada. Dietro, Simo. Sì, in montagna. Ah. Oh, ecco che ha fumato. Due in un colpo. Ma io da voi e due in un colpo, Simone, hai messo attraverso. Matteo.
Guarda che padre è Lulu da Murrini. Qui mi non vengo le cose. Lulenu. Pippetto. Ciao. Sacchete. Ma io c'ho ancora la... Lì, com'è andata? C'ho ancora il 313. Tutto il link. No, te l'ho rimosso io perché mi stavo antipatico. Ma fammi capire, ma... da tutto qua, da tutte le parti ha imballato, ecco? Ho imballato io, dire il vero, ma io ho seguito la striscia d'erba. Cioè, quando c'è una striscia la seguo io, insomma. Ti ho fatto questo. Pietro, perché stavi su 724? Magari gira, guarda un po' com'è il mondo, no? Mica vietato salirci. Ma te, le valle te facciamo muochi? Oppure... Cargale, Simo, cargale! Che ci stanno queste? Ti faccio i muchi? Sì, facciamo i buchi. Li metti qui dentro, a questo capanno, almeno ci stanno. Mettila per dritto. Alzala, cioè inclinala. Simo, preparati per inclinala verso di te. Stanno per fare da noi, più o meno. Dio. Sì. Io dal nero. Inclinala, allora, tirala su. Simo. Oh, bravo, così. Aspetta, la metto qui. Gli muovo via. Ma per forza. Gli muovo via, io. Sì, è l'altro. All'altra guarbaesa. E l'altra non ci sta. Ce la regali a noi, insomma. Ma dove vai, Simo? L'unico posto per scaricare la farm, penso. Sto qua, guarda. Ti mettiamo tutti al capannone e dopo li carichi te, Simo, che c'è la forza che ne carica due. Ok, Simo, facciamo così. Va bene, io. Ma non potevo fare un deposito? Proprio, deposito. Ma esistono? Ma ci stanno i capannoni, ecco. Sì, in effetti sì. Sì, buono, sta buono. Ti sei incullato, marito, ti sei incullato. Vabbè ragazzi. Capotano. Lo mondo va rotoli, capito? Noi facciamo le valle donne, allora. Allora va no. Mi pare giusto. Perché se facciamo le valle quadre gli chiama a quadrati. A rettangolari. Il mondo va rettangolari. Il mondo va a rettangoli, vabbè. Il mondo va a rettangoli e domani gli marroti. Va bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio tantissimo per la visione. Matteo c'ha ancora il sedere che gli vibra, per cui... scorriamo? Ma secondo me c'ha... va bene, non posso dirlo. C'è qualche cos'altro che mi preoccupa. No, c'avevo il telefono. Ero seduto sopra il telefono e qualcuno ha mandato il messaggio o mi ha chiamato. Bravo Matteo, bravo Matteo. Ragazzi, ma basta che sennò diventa un video. Detto questo, io vi ringrazio video. Per la visione. Da Dan. Un video con la prima di qua. Simone. Matteo. È tutto. Auguriamo buona guarigione a Daniele. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.